Sono usciti i Power Rangers. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Dato che noi siamo bravissimi a sopravvivere, oggi siamo su Stranded Deep. Ma prima di cominciare vorrei salutare due persone che mi hanno chiesto di salutarle, che si chiamano Mattia Fisso e Lorenzo Task. Ciao grandi. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 50 like per un proseguimento di questa serie. Possiamo partire? Ok, eccoci qua. In un aereo meraviglioso, devo dire. Salve, è un po' di turbolenza, ma è normale. Questo non è normale, in effetti. No, no, la bottiglia di vino. La volevo bere. Ma perché ogni volta che prendo l'aereo deve finire così? Siamo sprofondati nell'oceano. Emergi. Veloce. Qua c'è la gazzetta. Perfetto. Ma dove cavolo siamo finiti? Siamo approdati su questa piccolissima isola e dobbiamo craftare uno stone tall. Ok, devo nuotare, va bene. Ma io sono qualcosa di epico comunque. Pelato e ho una camminata estremamente sexy. C'è già un granchio. Lo posso raccogliere, lo posso uccidere, posso fare robe? Posso fare niente, va bene. Ho preso la roccia. Questa sarà la roccia che mi salverà la vita. Credete a me. E vabbè, ma io devo correre con una pietra in mano e basta? E questo è lo scopo del gioco? Sono riuscito a fare uno stone tool e adesso devo anche craftare un refining knife. Mamma mia l'inglese. Granchio, mi dai una mano? Tu abiti qui, dovresti sapere dove sono alcuni oggetti, no? Il secchiello lo prendo, Ci tengo. Devo anche riuscire a trovare una corda. Ma in un'isola dove la prendo una corda? Scusate. Ficus. È ficus. C'è un gabbiano. No, non volare via, ti prego, sei il mio unico amico, ti prego. Ma sei un animale orribile. No vabbè, ma ci si può anche arrampicare. Ma è diventato tipo il mio gioco preferito adesso. C'è il cocco. Io prendo tutto, grazie mille. E questo sarebbe il nostro inventario. Ok. Però togliamo questo cocco perché mi dà abbastanza fastidio in effetti. Ma è possibile che io mi sia già bloccato? E abbiamo incominciato da 3 minuti. E io e la sopravvivenza non andiamo proprio d'accordo, eh. Quasi quasi tornerei un attimo sulla mia scialuppa di salvataggio. Perché magari ho dimenticato qualcosa e nemmeno me ne sono reso conto quanto sono scemo. Ma che sto remando, ragazzi, non si sa come. Cioè, è bellissima questa cosa comunque. Va bene, lasciamola qui. Gioco dell'anno. Da quel che vedo sta anche diventando notte. Porca miseria, siamo fottuti. Però noi ci siamo craftati questo coltellino. Ti prego, dimmi che ce l'ho fatta. Vediamo se ora riusciamo a craftarci qualcosa. Esattamente. E questo ci servirà per craftare il refining knife. No, è diventato notte tantissimo all'improvviso. Mi sto caccando sotto. Oddio no, devo fare un campfire. Non è che la notte sbucano degli uomini incredibilmente orribili che mi vogliono sbudellare la vita, vero? Guardate la luna, che bella. Devo trovare assolutamente dei pezzi di legno. Dai, guarda quanti ce n'è qua di pezzi di legno. Perché non li prendi? Perché hai dei problemi alla testa? Forse possiamo sfondare le palme? Ma perché si sta alzando la palma? Ho fatto robe. Mi serve solo un ultimo rametto per fare il falò. Tra poco è mattina, ancora non l'ho acceso. Ma porca miseria. Oh, finalmente, signori. Oddio. Lo facciamo qui il campfire, signori. Hola. Però adesso non lo posso accendere. Oddio. Ok, ci stiamo craftando anche un kindling. Che mettiamo qui. E adesso dobbiamo usarlo per accendere il fuoco. Come? No, vabbè, fighissimo. Si accenderà? Lo scopriremo solo vivendo. Si è acceso. No vabbè ragazzi, c'è. Dai. Anche qui prende. Fantastico. Ora possiamo persino cucinare un granchio. Questa sera pesce per tutti, offro io. Abbiamo il sonno, la sete, la fame. In effetti abbiamo anche un po' di sete. Ah. Mettiamo il granchio qui e usiamo questo per pulirlo. Cosa è successo? Ho sbagliato e l'ho mangiato crudo. Sono un idiota. Ed è diventato mattina. Ho impiegato 87 ore per prendere un granchio e accendere un falò. Signori, se dovessi mai finire su un'isola deserta, durerei qualche minuto. Per fortuna quest'isola è piena di questi granchi incredibili. Quindi ci riproviamo, sperando che questa volta possa andar bene. Sì, in realtà ti stai tagliando le palle, però vabbè. Tra l'altro abbiamo appena scoperto di essere immortali. Il fuoco non ci fa nulla a noi. Oh, finalmente. Abbiamo anche il cocco. E adesso lo possiamo bere, giusto? No, ce lo siamo mangiato direttamente con tutto il guscio. E ora ovviamente dobbiamo crearci anche una base dove poter dormire. Anche se ormai è mattina. Prendi tutto questo fogliame che ci serve. Per fortuna adesso non è neanche più notte. Almeno vediamo anche dove andiamo. Prendiamo le ultime cose che ci servono. E adesso, signori, finalmente potremo costruirci la nostra carissima villa. Oh, vedete? Una villa vista mare, signori. E che cosa volete di più? Cioè, scusate ragazzi, ma è qualcosa di fantastico. Possiamo salvare, possiamo dormire, possiamo fare cosa vogliamo. Io direi di dormire così ci riposiamo un pochino. E no però, adesso...
adesso è notte e sta anche piovendo. Ma che sfiga, cavolo. Stiamo praticamente per morire atrocemente di sete. Prendiamo questo secchiello. Se facciamo così si riempie d'acqua per caso. Eh sì, abbiamo bevuto l'acqua del mare, quindi probabilmente moriremo non di sete ma per altro. Madonna, che palle, c'è un'unica nuvola proprio sopra, alla Fantozzi. Madre natura, e dammi una mano anche tu. Già è crollato un aereo nell'oceano. Sono finito su un'isola deserta, almeno fammi uscire il sole, no? Mi ha ascoltato tantissimo, ha smesso di piovere. Oh, vedi? Mi sto facendo anche un fire pit, perché io posso, mi va di farlo. Ma ci sono anche pipistrelli che tipo urlano nelle orecchie. Ma cosa volete? Vi uccido. Ah, vedi come scappa. Tra l'altro ho la sete a zero da tipo 6 mesi, ma ancora sono vivo. Non mi faccio domande. Andiamo a dormire, va? Se no di notte non si capisce assolutamente nulla. Oh, vedi? Bel sole in faccia. Così ora possiamo vedere meglio. Possiamo raccogliere tutto ciò che ci serve. Con quale voce l'ho detto? Ho fame, ho sete, ho tutto ciò. Madonna, che schifo di sopravvivenza. Non vedo nemmeno altre isole in lontananza dove poter andare, magari. Niente. Ma io ragazzi penso che come primo episodio possa andare bene così. Abbiamo fatto un bellissimo falò, ci siamo fatti una spada, ci siamo fatti una bellissima villa. E ovviamente ditemi voi se volete una continuazione oppure no. Se il video vi fosse piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo inoltre che in descrizione troverete tutti i link ai miei social, Instagram, Facebook, Google Plus. Quindi se volete seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E io ragazzi vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.